Colleghe e colleghi, come sapete, lo scorso 14 dicembre è venuto a mancare Armando Cossutta. Fu senatore dalla VI alla XI legislatura e nella XV legislatura, deputato dalla XII alla XIV legislatura, parlamentare europeo dal 1999 al 2004. Esponente della resistenza antifascista, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, autorevole dirigente del Partito Comunista Italiano, di Rifondazione Comunista e del Partito dei Comunisti Italiani. Nella sua attività parlamentare, così come nel ruolo di dirigente del partito, Cossutta ha attraversato da protagonista fasi cruciali e delicate della storia politica e istituzionale del nostro Paese. Lo ha fatto con quel senso della disciplina e dell'onore che è richiamato dall'articolo 54 della nostra Costituzione. Lo ha fatto coniugando la coerenza delle proprie convinzioni con la libertà di giudizio e la disponibilità al confronto. Fu uomo di parte, certamente, e fu anche animatore di un confronto non facile nel suo stesso partito, ma dimostrò al tempo stesso curiosità intellettuale e capacità di dialogo anche con chi era portatore di idee politiche molto distanti dalle sue. Con Armando Cossutta scompare una personalità di primo piano dell'Italia repubblicana, un uomo onesto, un uomo rigoroso, la cui biografia politica umana è stata sempre ispirata a valori e riferimenti ideali, vissuti con intensità e con passione. Desidero esprimere ai familiari che sono qui presenti nelle tribune i sentimenti della vicinanza e del cordoglio mio e di tutta la Camera dei Deputati. Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.